Buongiorno, in questo nuovo video voglio presentarvi un primo esempio di iterazione con Scratch. Prima di iniziare però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e mettere un like al video. Nell'esempio che voglio mostrarvi vi farò vedere come calcolare i divisori di un numero inserito da utente. Primo blocco è il blocco quando si clicca sulla bandiera che troviamo nella sezione situazioni gialla. Dopodiché bisogna chiedere all'utente un numero, inserisci un numero e attendi la risposta. Andrò a creare una variabile numero che io ho già creato e farò porta numero a risposta. Dopodiché dovrò andare a controllare tutti i divisori. Come faccio? Devo dichiarare una nuova variabile che chiamo div e faccio porta div a 1. Perché a 1? Perché il primo divisore che inizio a testare è 1. 0 no, perché non posso dividere per 0. Adesso nelle strutture di controllo vado a cambiare il blocco che uso. Faccio vedere un blocco di ripetizione. O iterazione, ripeti fino a quando. Ripeti fino a quando, condizione, io metto che finché div allora, il contrario, ripeti fino a quando div è minore di numero. Ah, ops. Ok. Finché div è minore di numero, io lo ripeto. Poi cosa faccio? Vado a controllare se è divisore e lo vado a mostrare. Quindi se allora, condizione è se il resto della divisione di numero diviso div è uguale a 0, allora dico che div è un divisore. Ah, ops. Questo andava qua. Però faccio anche un qualcosa in più perché vado a fare unione. Quindi dico, trovato un nuovo divisore e lo mostro. Così con l'unione posso mettere sia un messaggio testuale che mostrare una variabile. E alla fine mi devo ricordare di fare cambia div di 1. Con questo semplice script io posso adesso mostrare il divisore di un numero. Inserisci un numero 10. Ops, ho sbagliato la condizione, scusate. Tendo a confondermi perché in altri linguaggi di programmazione è l'opposto. Ah, ok, quindi questa la tolgo, avevo fatto bene prima. 10. Ok, l'1 è un divisore, il 2 è un divisore, il 5 è un divisore, il 10 è un divisore. Arrivato a 10, quando arriva a 11, lui termina. Ok? Quindi io ne ripeti fino a quando, fino a che questa condizione non è verificata, ripeto. Questa è la condizione di terminazione. Ogni volta faccio un controllo, una selezione, col blocco se allora. Se il valore attuale di div è un divisore, cioè se mi dà resto 0 nella divisione tra numero e div, allora dico che è un divisore. Ovviamente ogni volta mi devo ricordare di aggiornare div, altrimenti non funziona.